Da Gozzano e passando per il Piano Rosa si può raggiungere il paese di Maggiora e visitare l'area di quello che fu il ricetto di questo luogo, un insieme di vie e vicoli un tempo raccolto da mura di cinta. Il nucleo storico era costituito dal castello, zona elevata in cui intorno alla metà del 1300 incominciarono a spostarsi i maggioresi di allora che risiedevano in una zona più lontana a ovest nel cosiddetto territorio di Muciano. Sebbene non esistano documenti che lo provino, pare che il nucleo storico venne poi fortificato. Forse non si trattava di un vero e proprio castello, ma molto probabilmente di un ricetto. Infatti, percorrendo le vie che lo circondano, si può notare la forma raccolta e le mura concentriche, caratteristica costruttiva dell'epoca in cui i nuclei abitativi e di conservazione delle derrate alimentari venivano così più facilmente protetti. Ci spostiamo ora a Gemme, dove il castello Ricetto si presenta come un vero e proprio borgo fortificato. Grande 12.000 metri quadri, di forma rettangolare con una strada centrale di spina, è uno dei meglio conservati del Piemonte. L'acciottolato recentemente ristrutturato e la giusta illuminazione delle vie e dei cortili interni ricreano l'atmosfera dei secoli passati. Le case e le antiche cantine che si affacciano lungo le strette strade e vicoli del castello sembrano aver fermato il tempo al 1467, quando Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, abitò queste contrade nel corso delle trattative per la pace con i Savoia, denominata Pace di Gemme. Si tratta di un antico castello, le cui mura di cinta sono visibili ancora oggi su almeno tre lati. Il ricetto era circondato da un fossato interamente bagnato da acque derivate dalla Roggia Mora, mentre agli angoli nord e sud si innalzavano due torrette cilindriche, di cui si conserva ancora quella a sud-ovest. Le case di maggior pregio avevano talvolta le pareti affrescate. Va ricordato che uno degli affreschi più celebri altro non è che la splendida deposizione del XV secolo, conservato presso i Musei Civici di Novara. Anche a Sizzano troviamo un importante ricetto risalente presumibilmente a metà del 1100, in origine formato da palizzata e muraglione, sorto forse per porre a difesa la Basilica Pievana di San Vittore, attuale parrocchiale. Ciò che ancora oggi possiamo vedere oltre all'importante chiesa parrocchiale sono alcune case erette con i muri a spina di pesce e tratti dei muri rimasti per la protezione di quest'area.
raggiungiamo il comune di Fara Novarese per conoscere l'esistenza di ben due castelli di cui si ha conoscenza da un documento del 1450, ma poco si sa della fondazione. Il più recente è il Castrum Novus, o Castello Superiore, appartenuto per molti anni alla famiglia Tornielli. Nel 1916 fu acquistato dai sacerdoti di Don Guanella, che lo trasformarono in seminario, mentre nel 1990 i guanelliani lo cedettero alla società casa di cura privata I Cedri Spa. L'antico castello si riconoscono a stento proprio le parti antiche, perché le ristrutturazioni sono state talmente grosse e pesanti che si vede ben poco di quello che era l'antico castello. Praticamente la parte più antica che si vede oggi è questa scalinata del Settecento che noi abbiamo alle spalle. Questo muraglione qui, esattamente. Il castello più antico è invece il Castrum Vetus o Castellone, posto in collina sopra il centro abitato. La struttura viene nominata sin dal 1156 tra i castelli confermati da Federico Barbarossa al conte di Biandrate. Il castello rimase coinvolto nelle lotte tra le fazioni guelfe e ghibelline di Novara. Nel 1328 fu ristrutturato da Calcino Tornielli, che aggiunse una torre. Il castello seguì le vicende belliche del novarese finché nel 600 andò in rovina, per essere poi restaurato come villa di campagna nel 900. Attualmente è una proprietà privata. Concludiamo il nostro percorso con Briona, dove ritroviamo il castello gemello di Barengo. Le prime notizie scritte della presenza di una fortificazione risalgono però al 1140, contenute in un atto di accordo tra il conte Guido di Biandrate e i canonici di San Gaudenzio di Novara. Il castello di Briona è collocato infatti in posizione strategica, in cima alla cresta collinare, e dominava la pianura sottostante. Con l'avvento della signoria viscontea, Briona entrò nella sfera di influenza dei domini di Milano. Nel 1449 Francesco Sforza, per sdebitarsi con Giovanni Tornielli, che da 2 anni combatteva al suo fianco, gli concesse il feudo di Briona. Tornielli volle abitare a Briona con suo figlio Melchiorre e pertanto decise di costruire, entro il perimetro della fortezza, la Rocca, uno degli edifici militari più suggestivi del novarese. Nel 1588 una sentenza stabilì che le eredi Tornielli potessero tenere la Rocca come bene di proprietà. Fu così che Antonia Tornielli sposò Giovanni Battista Caccia, detto il Caccetta, che venne poi giustiziato a Milano. Nel 1864 il castello fu venduto al barone Paolo Solaroli, diplomatico ed aiutante effettivo del re Vittorio Emanuele II, che nel 1867 lo insignì del titolo di Marchese di Briona. Attualmente il castello appartiene ancora ai marchesi della famiglia Solaroli. Thank you.
Priona troviamo anche un'ulteriore costruzione castellana. Si tratta del castello di Pro, edificato per volere di Francesco Sforza nel 1400, quale luogo di svago e delizie. A metà del 1400 passò ai signori di Priona, i conti Tornielli, e nel 1495 venne occupato dalle truppe di Ludovico il Moro, cui fu dedicata anche la vicina Rolgiamora, da lui progettata. Diverse le proprietà che seguirono, dai Caccia ai Cattaneo di Novara, dai Fantoni che lo convertirono in area per le produzioni agricole ed infine alla famiglia Marelli di Milano, che negli anni 60 compì interventi di sistemazione. Oggi l'area castellana viene gestita dalla Fondazione Università per farne un polo culturale. Abbiamo fatto un excursus dei maggiori castelli presenti nelle terre di mezzo del Medio Novarese, ma in realtà quasi tutti i centri abitati mostrano resti di antiche fondazioni, come i paesi di Cavaglio d'Agogna e Cavaglietto. Presso il Circolo Culturale del Voltone di Associazione Aquario 2012 di Barengo è possibile approfondire la conoscenza di questi importanti monumenti del nostro territorio.